Buonasera, siamo nella stanza del sindaco di Scicli con il sindaco Enzo Giannone e con il suo vice assessore ai servizi sociali Caterina Riccotti per dare alcune informazioni importanti ai cittadini e ai cittadini che hanno maggiori difficoltà in questo momento, che è il momento del rilancio della fase 2 dopo il coronavirus. Parliamo in particolar modo delle nuove misure del Fondo di sostegno a famiglie in difficoltà. Buonasera, signor Sindaco, quali sono le novità? Buonasera, sì, in attesa, diciamo, dei provvedimenti legati al nuovo decreto che è stato approvato ieri dal governo nazionale e insieme a tutti i provvedimenti che sono stati varati dall'amministrazione locale e che riguardano specifici interventi a sostegno delle imprese, sta per essere avviata l'applicazione delle misure di sostegno. Che vengono ad essere un'applicazione appunto di una delibera della giunta regionale di qualche tempo fa, che finalmente adesso, ripeto, può essere applicata perché dalla regione sono arrivati tutti i chiarimenti e le indicazioni necessarie. Si tratta di aiuti di sostegno alle famiglie che ne hanno bisogno e sono una serie di aiuti complessivi di cui adesso vi parlerà più nel dettaglio il vice sindaco, l'avvocato Caterina Riccotti, che ha seguito direttamente tutte queste questioni. Benissimo, e allora, Assessore Riccotti, le chiedo cortesemente di sedere nella postazione del sindaco per Grazie. intanto capire quali beni si potranno acquistare da questo momento in poi attraverso queste nuove misure varate dalla Regione. Sì, da questo momento in poi, quindi presentando queste istanze, avendone i requisiti che adesso diremo, si possono acquistare beni di prima necessità, quindi accanto agli alimenti, come era finora prevista con la CARD invece appunto a valere sulla Protezione Civile Nazionale, adesso sarà possibile anche acquistare prodotti per l'igiene personale e farmaci, quindi prodotti farmaceutici e bombole di gas. Bene, chi sono i beneficiari di queste nuove provvidenze, di queste nuove misure? Allora, ovviamente in prima battuta, in via prioritaria, tutte le famiglie che non si erano mai rivolte, non hanno avuto mai bisogno, ecco, di un supporto, di un aiuto da parte della pubblica amministrazione, ma che a causa della crisi anche economica derivante dall'emergenza coronavirus si trovano in difficoltà, soprattutto in crisi, ecco, di liquidità. Quindi queste in via prioritaria sono queste le famiglie. Una cosa importante è che anche i precedenti assegnatari, quindi che hanno quindi già ricevuto la CARD, possono presentare l'istanza, quindi anche a valere su questo fondo della Regione Sicilia, che per la differenza riceveranno appunto l'importo, perché gli importi che ora diremo sono un po' diversi, quindi ci sarà un doppio binario. Verrà spiegato tutto attraverso un comunicato stampa molto semplice, quindi sia i precedenti assegnatari avranno un indirizzo mail, perché andrà inviato tutto esclusivamente a mezzo mail, avranno un indirizzo mail dedicato, e invece i nuovi, quindi coloro i quali non avevano ancora presentato l'istanza per la CARD, possono presentarla accedendo a un altro indirizzo email, che poi magari diremo, ma in ogni caso è già stato pubblicato il comunicato stampa, che ripeto è molto, molto chiaro. Bene, le modalità per accedere quali sono? Allora, a seguito dell'avviso appunto che è pubblicato, che trovate sul sito istituzionale del comune, si può presentare questo modello di istanza, che contiene quindi una dichiarazione, l'abbiamo voluta anche in modalità editabile, quindi è facile comunque anche da modificare, che deve pervenire al comune entro le ore 14 del 25 maggio. Deve pervenire a mezzo mail ai seguenti indirizzi, che comunque trovate tutto non solo nell'avviso ma anche nei comunicati stampa. Quindi i precedenti assegnatari, cioè coloro i quali sono già in possesso della card a servizi.sociali@comune.scicli.rg.it. Per le nuove istanze, quindi coloro che ancora non hanno mai presentato la domanda per la card, devono inviare l'email al protocollo@comune.scicli.rg.it.
Ora abbiamo con forza accanto al modello di stanza, troverete anche le istruzioni e anche i chiarimenti con tutte le istruzioni operative che sono state aggiornate con nota appunto che è pervenuta dalla regione Sicilia, proprio per dare, come dire, quante più informazioni possibili. Inoltre, ci tengo a dire che i numeri dedicati ai servizi sociali per avere tutte le informazioni che trovate già nel comunicato stampa, ma lo voglio dire, sono lo 0932 93 24 54 e il numero di cellulare dedicato che è 333 61 36 079. Ultima cosa, chiunque abbia difficoltà a compilare l'istanza potrà eventualmente anche rivolgersi alle associazioni del terzo settore, alle associazioni di volontariato che sono ubicate nel comune. Non solo, stiamo avviando, faremo una video riunione operativa anche con insomma, i sindacati, i patronati, proprio per veicolare le giuste informazioni e riuscire a farvi avere una rete di appoggio, una rete informativa per poter al meglio insomma, compilare l'istanza e capire bene quali sono i soggetti beneficiari che appunto in via prioritaria hanno diritto al beneficio. Volevo dare anche dei dati, noi ad oggi abbiamo già a valere sull'ordinanza appunto della Protezione Civile distribuito 350 card perché sono quelli appunto 350 che avevano in via prioritaria, ripeto, i requisiti, quindi nessuna forma di sostegno al reddito o comunque erano sono in attesa ancora di ricevere i cosiddetti ammortizzatori sociali. Ora si procederà, si riesamineranno comunque tutte le istanze, quindi si procede appunto secondo quest'ordine cronologico e di priorità. Diciamolo concretamente, qual è l'importo dei soldi che darete? Sì, esattamente, anche perché si può procedere, come vi ho detto, anche con la differenza rispetto a quanto già ricevuto in caso di precedenti già assegnatari della CARD. I buoni spesa voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di 300 euro per un nucleo composto da una sola persona. Quindi facciamo un esempio, così ci capiamo. Siccome invece la precedente CARD per una singola persona prevedeva 120 euro, allora si avrà la differenza fino a raggiungere al valore unitario all'importo unitario di 300 euro, 400 euro per un nucleo composto da due persone, 600 euro per un nucleo composto da tre persone, 700 euro per un nucleo composto da quattro persone e 800 euro per un nucleo composto da 5 o più persone. E quindi questo, ripeto, risponde all'urgenza, all'emergenza, alla crisi di liquidità e siamo sul fronte dei beni di prima necessità. Volevo dire, ci tenevo a dire, che si sta anche lavorando sia con fondi comunali ma anche con fondi del distretto sociosanitario che i comuni hanno richiesto pro quota proprio per rispondere a 360 gradi alle esigenze delle famiglie, quindi non solo attraverso questo supporto, diciamo, alimentare di beni di prima necessità. Quindi puntualmente verrete informati perché si aggira tutto attraverso ovviamente avvisi pubblici, quindi su questo. Ma i tempi di erogazione, perché molte critiche, rivolte anche al governo nazionale, sono stati in quanto tempo arrivano i soldi? Allora, i tempi di erogazione saranno brevi, anche perché ci siamo già portati avanti, perché ovviamente servono dei controlli incrociati per poter in prima battuta aiutare le persone che veramente ne hanno diritto, nel senso che si trovano in una profonda crisi di liquidità. Quindi sicuramente è lavoro un po' più che ha richiesto un po' più tempo, ma adesso siamo molto preparati, pronti già insomma con la prima distribuzione delle card, quindi insomma assicuriamo tempi, insomma ovviamente dobbiamo attendere che corra il termine per presentare l'istanza, quindi al 25 di maggio, però assicuriamo tempi molto molto celeri. Grazie, vice sindaco, e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie.